È probabile che la maggior parte degli adulti riesca a sollevare una persona di 45 kg senza problemi, ma non è così facile tirare su una pietra dello stesso peso. È difficile avere una buona presa sulla pietra, devi avere una presa molto forte per riuscirci e devi anche contrarre i muscoli del torace, altrimenti non riuscirai a tenere la pietra e ti scivolerà via dalle mani. Le tue dita dei piedi non lo apprezzerebbero. E poi non dimenticare che il peso sulle pietre è distribuito più o meno uniformemente. Quindi sembrano più pesanti di quello che sono. Per trascinare una persona non devi piegarti completamente a terra. Ti serve un po' di forza per raddrizzare le ginocchia e la schiena. Se dovessi arrivare con la mano sotto ai piedi di una persona di 45 kg per tirarla su, beh, suderesti senza dubbio. Su una persona puoi anche avere una presa migliore. Attivi più muscoli rispetto a quando sollevi una pietra. Gambe, schiena, core, glutei, avambracci e così via. La cosa migliore è che il peso, nelle persone, non è distribuito in modo uniforme. E la persona che stai cercando di sollevare può scegliere di renderti tutto più facile. Ad esempio, può avvolgere le braccia intorno alle tue spalle. Ora proviamo qualcosa di più piccolo. Alcuni batteri che vivono nell'intestino possono produrre elettricità, emettono elettroni, il che crea minuscole correnti elettriche. Gli scienziati pensano che potrebbe essere il loro sistema di backup, il loro modo per generare energia. Il tuo corpo emette una luce debolissima, ma lo fa. È al massimo della luminosità tra le 15 e le 16 e al minimo al mattino verso le 10. Ma anche alle 15:30 questo bagliore è 1000 volte meno intenso di quello che i tuoi occhi possono percepire. Il sangue impiega 90 secondi per viaggiare in tutto il corpo. Il cervello è composto per il 73% di acqua, proprio come il cuore. Se il cervello perde solo il 2% del suo liquido, inizierai immediatamente a sentirti esausto. Ne risentiranno anche memoria e capacità di attenzione e ti sentirai nervoso. Ok, beviamoci qualcosa. Se i tuoi occhi vedono qualcosa per soli 13 millisecondi, al cervello basterà per elaborare questa immagine. La lingua è composta da due gruppi di quattro muscoli intrecciati. Questa struttura ricorda la proboscide di un elefante o il braccio di un polpo. Proprio come per loro, la lingua è flessibile e può muoversi in qualsiasi direzione. Non puoi deglutire e respirare allo stesso tempo. Si tratta di un meccanismo di sicurezza dell'organismo. Sia il cibo che ingerisci che l'aria che respiri percorrono lo stesso tratto della gola, per poi separarsi più in là, quando il passaggio si divide in due diversi tubi. Quando deglutisci, il passaggio per l'aria si chiude automaticamente. In caso contrario, potresti inalare accidentalmente il cibo. Qualcuno l'ha fatto? A parte me? Il cervello può decidere su quali suoni concentrarsi quando ci troviamo in ambienti rumorosi. Grazie a questa capacità, puoi escludere tutte le altre voci e concentrarti sulla persona che stai ascoltando. Le persone sono gli unici esseri viventi che producono lacrime per emozione. Altre creature producono lacrime per lubrificare gli occhi. Ok, buono a sapersi. Alcune persone hanno più di una fila di ciglia. Questo fenomeno è una mutazione genetica chiamata distichiasi, e chi ce l'ha ha una seconda fila di ciglia che crescono dietro alla prima. L'organo più grasso del corpo è il tuo cervello. Il grasso costituisce almeno il 60% del suo peso a secco. Il cervello contiene anche circa un quarto del colesterolo dell'intero organismo. Si tratta di una sostanza molto importante per il cervello. Senza di essa, quest'organo non sopravvivrebbe. Ci pensi? L'osso umano più lungo è il femore, e il più piccolo si trova nell'orecchio. È più piccolo di un chicco di riso. Le unghie crescono più velocemente sulla mano dominante, quindi se scrivi con la destra, dovrai tagliare le unghie della mano destra più spesso. Le unghie crescono più velocemente anche in estate e durante il giorno. Quella del mignolo cresce più lentamente delle altre. Ogni papilla gustativa funziona come un mini computer, che consiste in 50-100 cellule recettoriali che analizzano le informazioni sul gusto. Possono distinguere tra cibi dolci, amari, salati, acidi e piccanti. Circa il 25% delle persone starnutisce quando vede una luce intensa. Questo fenomeno è chiamato starnuto riflesso fotico, che tradotto dal greco significa starnuto da sole. È probabile che col tempo i tuoi piedi crescano.
Quando invecchiamo, i legamenti e i tendini dei piedi si indeboliscono, quindi gli archi plantari sono più piatti e i piedi più larghi e lunghi. Se non soffri di insonnia, buon per te. È probabile che trascorrerai circa un terzo della tua vita dormendo, ma alcuni animali dormono ancora di più, ad esempio i cani passano il 44% della vita a dormire, mentre i pitoni il 75%. Questa è la sindrome del sonno del serpente che dorme e stritola. Nah, me la sono appena inventata! Le labbra non sudano, perché non hanno ghiandole sudoripare, e non ci sono nemmeno quelle ghiandole che producono uno speciale film protettivo in grado di mantenere idratata la pelle, presenti nel resto del corpo. Ecco perché le labbra sono così vulnerabili agli effetti del sole, del vento e del freddo. Inoltre si seccano più velocemente delle altre parti del corpo. Il polmone destro è più corto di quello sinistro, perché deve lasciare un po' di spazio al fegato. Il polmone sinistro, però, è più stretto, perché deve far spazio al cuore. Molto comodo. In media, i polmoni degli uomini contengono più aria di quelli delle donne. Alcuni pensano che siano persino in grado di produrre più aria calda. Le persone trovano difficile riconoscere gente che conoscono se vedono foto in cui non hanno sopracciglia. Significa che le sopracciglia sono più importanti del viso nel riconoscimento delle persone. Il tuo corpo contiene circa 30.000 miliardi di cellule. Sulla Terra ci sono più di 7 miliardi di persone. Facciamo i conti. Ciò significa che le cellule nel tuo corpo sono in numero più di 4.000 volte maggiore rispetto alle persone sul nostro pianeta. Quando qualcuno mente, il suo naso lo tradisce. Eh sì, gli scienziati hanno scoperto che quando una persona dice una bugia, la temperatura intorno al naso e agli angoli interni dei suoi occhi aumenta. Questo fenomeno è chiamato effetto Pinocchio. Ci sono più di 200 ossa nel corpo umano, un quarto delle quali sono nei piedi. In media i piedi hanno 36 ossa, 33 articolazioni, 19 muscoli e 107 legamenti. Se alcune ossa dei piedi non sono allineate correttamente, ne risente tutto il corpo. Gli scienziati hanno coltivato svariate cellule gustative umane in laboratorio e hanno scoperto che potevano sentire gli odori. In ciascuna di queste cellule c'erano diverse molecole come quelle che abbiamo nelle cellule del naso. Ecco perché le cellule del gusto hanno reagito alle molecole dell'odore più o meno come le cellule dell'odore. Significa che i sensi dell'olfatto e del gusto sono ancora più collegati di quanto credessimo. Il cervello umano è un vero generatore di pensieri casuali. In un minuto, nel cervello compaiono 50 pensieri, quindi sono 3.000 pensieri all'ora e più di 70.000 al giorno. Le tue labbra sembrano rosse perché la pelle è estremamente sottile e delicata. Per fare un confronto, la pelle del viso ha uno spessore massimo di 16 strati cellulari e sulle labbra ci sono solo 3-5 strati di cellule. Ecco perché molti minuscoli capillari sanguigni che si trovano proprio sotto la pelle sono più visibili. Proprio come le impronte digitali, la parte rossa delle labbra ha una trama unica. Solo circa il 3% delle persone in tutto il pianeta ha le linee che formano la lettera X su entrambi i palmi. È un fenomeno raro e in molte culture si ritiene che questa caratteristica sia segno di un carattere forte. Le persone non hanno solo 5 sensi. Esiste anche il senso dello spazio, il senso del dolore, dell'equilibrio, del tempo, della temperatura esterna e nel corpo e così via. Ha senso. Il tuo stomaco viene rivestito ogni 3 o 4 giorni. In questo modo il tuo corpo impedisce allo stomaco di digerirsi da solo. Ecco quanto sono potenti gli acidi digestivi. Inizi ad avere sete quando la perdita di acqua è pari all'1% del tuo peso corporeo. Con più del 5% potresti svenire. Una perdita di acqua superiore al 10% del peso corporeo provoca la morte per disidratazione. Ci sono più di 650 muscoli nello scheletro del tuo corpo, che costituiscono circa il 40% del tuo peso corporeo. Impressionante! Ma va detto che i bruchi hanno molti più muscoli di te, fino a 4.000, e la cavalletta ne ha 900. Accidenti! A proposito, quasi l'85% del calore prodotto dal tuo corpo proviene dalla contrazione dei muscoli. Ci sono tra 2 e 5 milioni di ghiandole sudoripare nel nostro corpo, che producono due diversi tipi di sudore. Sudore da stress e sudore normale. Il sudore correlato allo stress contiene acidi grassi e proteine, e quello normale è composto principalmente da acqua, sale e un po' di altre sostanze.
Ehi, non preoccuparti per le piccole cose. Le tue dita sono super sensibili. Possono sentire oggetti che non superano le dimensioni di un capello. Il che significa che se il tuo dito avesse le stesse dimensioni della Terra, sentiresti comunque la differenza tra auto e case. Infine, gli scienziati hanno scoperto che stare seduti e guardare in alto rende più facile ricordare i ricordi positivi. Ma se hai bisogno di ricordare qualcosa di brutto, siediti e guarda in basso. Va bene, puoi smettere.